Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questo pomeriggio, questa bellissima domenica di pomeriggio piovosa, giocheremo a Sekiro. Vediamo se riusciamo a battere un mini boss o boss, no, secondo me è un boss, che qua non ho capito, non si è capito bene la differenza tra mini boss e boss. Comunque è l'ubriacone. Ci proveremo e vediamo un attimo se riusciamo. È da un po' che non ci gioco e... Oddio, sono un po' arrugginito. Vediamo un po' se riusciamo a... Allora, questa è la solita strada che si fa per evitare i nemici. Qua c'è sempre il solito tick di lag per il troppo fuoco e gli effetti. Poi si va di qua dietro. Occhio al danno del fuoco che io ho preso. Poi si cammina di qua, si fa il giretto così e automaticamente si perde l'aggro di quei due che stanno, di quelle persone che stanno là. Dopodiché si può fare questo giochetto qua. Si possono eliminare questi due perché sono veramente rimbambiti e si possono eliminare. Fuori uno. Ok, abbiamo cleanato la zona. Ok, adesso la zona è pulita. Naturalmente potete raccogliere tutto quello che volete. Poi dopodiché qua si inizia. Da qui in poi. Oddio, guarda che tearing che c'ho. Va bene. Da qui in poi si può fare questa cosa qua. Aggrare e pulire. Vediamo un po' se riesco. Dobbiamo uccidere quello lì. E qual è il problema? Allora, vediamo un attimo, così non mi vedono. Se faccio così, mi vedono il boss o gli altri? Ah, se mi vedono i trash mob non è un problema. Ok, mi aggra il boss, perfetto. Una volta fatto questo, lui si avvicina con face molto circospetto. Direi anche veramente lento. Sistemo il filtro pop nel frattempo. Dai, vieni, ora. Si può fare una cosa del genere. Cercare di fargli perdere l'aggro. C'era una borsetta che ho raccolto. In modo tale che lui dovrebbe, vediamo. Sì, torna indietro, ok. Forse possiamo fare questa cosa qua. Ciccio, sono qua. No, eh. No, si fa la passeggiata, ok. Allora, ora mi aggra di nuovo, però la cosa bella. Ok, vieni. Perfetto, adesso se io vado qua, lui perde Vediamo un po'. No, ancora non l'ha perso. Ma... frattempo uccidiamo questo. Mi sa che ho aggrato un po' troppa roba. Ok, non perde più l'aggro. Va bene, non è un problema. Facciamo così. Vediamo, se riusciamo a fargli perdere l'aggro. No, è fermo ancora lì. Ok,
Niente, non si sblocca. Andiamo più lontano, vediamo un attimo se riusciamo a... Ok, adesso dovrebbe averlo perso. Non lo so, però lo vedo sempre lì col braccino. O a meno che lo ha perso e non se ne rende conto. Ed è rimasto lì, vediamo. No. Secondo me ti sei bloccato. Cioè, la faccia di uno bloccato. Ok, facciamo questa cosa allora. Vieni, vieni. Perché non c'ho... Non c'ho più niente? Manco l'ascia? Boh. Bello che la parata che si vedeva, però era messa dall'altra parte. Va bene, va bene, va bene, va bene così. Ah, ti sei proprio bloccato, va bene. Mi piace questa cosa, girati. Ubriaconazzo. Di là ci sono quelli che sparano. Dai, fai la mossa velenosa e la... Ok, vediamo se riusciamo a fregare questo tizio così. Vieni, vieni. Bravo, cammina, cammina, vieni. Ok, adesso ce l'hai avvelenata, perfetto. Ti sbriaconazzi di bestia. Aia! Aia. Ok. Si può fare. Ok. Vediamo un po' se riusciamo questa volta. Terzo tentativo. Ah, mi ha visto. Agrone, savanazza. Guarda, guarda come mi segue adesso. Guardalo. Dio, madonna che paura. Dove è andato? Se ne sta tornando a casa? No. Onestamente non ho ben capito quando si resetta.
che adesso viene. Cioè adesso sì, io vado qua. Sono abbastanza lontano e lui dovrebbe resettarsi. Esatto. Ci dovrei andare qua, fare così, arrivare qui e subito fare così. Correre di qua, lui fa lo sbrunzone, uccidere questo mob. Aia! Ma vaffanbagno! Ma si può fare due volte, scusami, aspetta. Perché sennò... Dici che lo possiamo fregare due volte? No, lui si risetta. Ok. Quindi ce lo prendiamo. Vieni. Ma dai, ma come ha fatto a prendermi quello lì? Aspetta, fammi resettare gli arcieri, va. Che bella faccia. Cercando la tecnica migliore per non morire, perché poi c'ho anche gli arcieri. Tipo... In teoria dovrei chiamare l'NPC, ma l'NPC... Volevo andare indietro in schivata. Niente, quando ci piglia che non para, non para, eh. No, non l'accetto questa. Ok, vediamo se questa volta ce la facciamo. Lui viene. Facciamo camminare. Andiamo dall'altra parte del mondo. Dovrebbe perdere l'aggro. Corriamo come dei pazzi forsennati, perché sennò lo perdiamo. Ah, troppo lontano. Forse no. Se riusciamo a scappare dai mob, vediamo. No. Vabbè, ci hanno preso i mob. Vabbè, non è un problema. Curella. Tanti mob girano qua, il boss no. Eccolo qua, vedi? Fuori uno. Poi c'è l'altro mob che vuole arrivare ma indietreggia come il boss. Vieni, dai, vieni, vieni. Che cavolo c'è? Mi blocca l'alberello. Ok. Due e tre. Dovresti esserti incavolato.
No, eh. Indietreggia e basta. Il problema è che è veloce. Cioè, devo per forza andare così. Dove vai? Vieni. Ah, mi devo stare fermo. Se sto fermo lui cammina in avanti. Bene. No, queste cose, Iota. Mo, c'è pure il veleno, mo. Vabbè, intanto curiamo. Poi non so perché non posso fare più le super mosse. Cioè, ho finito gli... Ah, ho finito le cariche, ok. Un colpetto te lo do, bro. Ah, ce l'avevo tenuto parato, però, eh. Questo era parato, cioè, ce ero così. Vedi anche adesso è che... Ah, perché mentre salti, se pari non funziona, cioè... Cioè, ma che vuol dire sta roba? Dai. Salto. Stavolta mi freghi con la tua mossa segreta. Salto. No, il salto qua era la parata. Ok. Si può fare. Ok, ci siamo. Questa è la quinta volta che ci proviamo? Adesso dovremmo riuscirci. Andiamo qua. Lui dovrebbe perdere l'aggro. Perso. Adesso vediamo se riusciamo a fregarlo e andare da qua. Ah no, ancora non l'aveva perso. No, si è triggerato. Vabbè. Ah, un colpo solo. Ma... Ah, ma c'è anche... Maledetto fuoco di cacca dei arcieri. Manca pochissima vita al boss per ucciderlo. Quindi l'unica cosa che posso fare è questa. Così da qua non mi prendono gli arcieri. C'è l'arciere lì. Ok. Facciamo così. Bravo. Me la devo giocare bene, eh? Perché non ho neanche resurrezione, mi sembra. Allora, lui adesso fa... Ah, maledetto! Arciere di cacca. Ok, me la gioco qua. Non dovrebbe potermi prendere quell'arciere. Sì, ancora spara. Facciamo così, resettiamo l'arciere un attimo.
Si è resettato? Sì. Oh. No! Maledetto arciere, io non voglio morire con l'arciere di cacca. Lo facciamo così. Bevi la pozione. Bevi la velenosa, ubriacone. Madonna mia, che paura. Non so cosa abbia fatto, ma l'ho evitato. Come si triggera? Guarda, guarda come si triggera. Via. Yeah. No, dammi la resurrection. Sì, grande, ce l'ho ancora. Sì. Ma vieni. Muori. Oh, una bottiglia di sake scadente e torbido. Il sake è una bevanda da condividere. Questo sake torbido è uno dei preferiti di Ishin Ashina. Ha un gusto ricco e corposo, però ha la fama di dare alla testa molto in fretta. Ah, un grano da rosaio buddista. Offrirne 4 al leader dello scultore aumenta vitalità e posture massime. Al momento il lupo ne possiede 3. Ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo fatta. Adesso il problema è che voglio salvare. E per salvare io devo passare là in mezzo e sicuramente ci sarà un save. E se muoio è un casino. Purtroppo non posso tornare indietro, oppure forse sì. Mi conviene tornare indietro o andare di là? Vediamo. Forse mi conviene di qua. Via. Facciamo un po' di zigzag. Esatto. Ci diamo di qua e andiamo a questo falò e salviamo. Via. Ah, signori, ce l'abbiamo fatta. Riposa. Però siccome siamo molto più curiosi di un gatto felino selvaggio, andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte. Allora, tu sei, poverino, messo di guardia qui, ma muori sempre. Allora, io potrei, di qua non si passa, fare così, guarda. Tac. Loro fanno quello che devono fare e noi li scavalchiamo tutti. Loro continuano a sparare, non ce ne frega più niente. Ok, e poi andiamo dritti dritti all'inferno. Via, 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 via. Qui dentro cosa c'è? Questo, perfetto. Poi c'è questo. Vabbè. No, no, non mi muovo, non vedo più niente però così. Ok. Adesso è un po' diverso. Vai. 1, 2, 3. 2, 3. Non si capisce. Non vedevo. Resurrection. Via. Poi, che altro c'è qua? Lui. Madò, madò, che casino. Vabbè, vabbè, abbiamo scherzato. Dai, andiamo dritti diretti, oppure li sbaragliamo, non lo so. Meno male che abbiamo salvato, perché non c'è un save lì. Ok, andiamo. Curva. Di nuovo curva. Arciere che muore sempre.
Rampin House. Super jumper di rampino. Facciamo così, così ci facciamo vedere di meno. Super salto. Corriamo e vediamo un po'. Super aggro. Facciamo finta di nulla. Gli oggetti qua li abbiamo già raccolti. Andiamo di qua. Questo lo uccidiamo così. Spacchiamo questa porta. Andiamo di qua e salviamo. Ok, perlustriamo un po' cosa c'è qua. Ho avuto. Stava trabo sempre di più. Il giovane signor mio non si sa. Ok. Ucciso tutti qua. Forse non c'è più niente. Sì, ce la perlustriamo abbastanza meglio. Abbastanza meglio. Meglio. Qui non c'è niente. Qui è tutto rotto. Ma a questo punto anche qui no. No. Ok, qui no. E questa? No? Questa? No. Però no, eh. Ok, aspetta, fammi vedere che disegno è. Permesso. Ah, ok. Ci siamo, quindi è per forza di qua. Ok, andiamo a vedere cosa c'è di qua. Oh, guarda chi c'è. Classico acera che muore sempre. Quella statua lì non mi piace. Voi. Il giovane signore. Fossi in voi, non entrerei lì dentro. Anch'io ho paura. Tecniche illusorie. Solo un seme della percezione può disperderle. Ecco. Prendete. Non è molto. Ma è tutto quello che ho. Allora, semi di Coridalis. Che fanno un forte rumore quando vengono rotti. Utili per spezzare l'effetto delle illusioni. Se c'è un'illusione è perché qualcuno l'ha creata. Per distruggere i fantasmi e tornare alla realtà è necessario sconfiggere il creatore dell'illusione. Rompere i semi può essere di grande aiuto. Ok, allora, dato che abbiamo fatto il cleaning, sì, lo so che adesso si resetta tutto, però è sempre meglio fare una roba del genere. Ok, adesso proviamo ad entrare qua dentro. Ascoltato, ho cercato la stirpe. La stirpe di lato. Io lo so che qua dentro c'è qualcosa. Scorritata. Guarda, io avevo più paura della statua. E invece era un pezzo di latta. Va bene. Vediamo cosa ci offre lo scenario qua dentro. Un po' di tensione. Ah, e meno male che il falò è vicino. Però quello lì, oddio, guarda che spettacolo.
Eh? Spettacolo. Moriremo tante volte. Padre. Madre. Le farfalle. Tutti quanti sono svaniti. Mio Sir. Tecnica illusoria. Ne è passato di tempo, figlio del gufo. Falena. Andate. Chi sei? Devi andare, adesso. Sì. Allora, figlio del gufo, vogliamo danzare? Ok, ci proviamo, ma già sappiamo, siamo sicuri che moriremo, dovremmo farlo un po' di volte per capire come funziona. I pilastri ci potranno benissimo aiutare per schivare i colpi e vediamo un attimo. Minore la vitalità, più lento sarà il recupero della postura. La barra della postura vira al rosso quando la velocità di recupero diminuisce. Tecniche che danneggiano la vitalità, come il contrattacco su schivata, sono ideali contro i nemici del recupero rapido. Schivata in passo. Dopo la schivata, contrattacco su schivata. Ok. Ok. Ah, iniziamo. Perché? Hai visto? Sapevo io. Ma perché non me lo... Esatto. È velocissimo questo qua. Molto veloce. Mi piace come combattimento. No, questo si salta. Fa Yoda. Cioè, questo è saltabile. È un saltabile quello lì. È velocissimo. Velocissima. C'è il palo, quindi non puoi fare niente. Ci proviamo. Guardalo, guardalo. Sei rimasta bloccata, no, ero? No, mi stavo a curare. Però un'altra run me la farei prima di staccare questa sessione, perché mi piace questo combattimento. Rispetto ad altri è molto più tecnico. Cioè, è un combattimento veramente quasi ad armi pari. Sì, ma subito. Proprio. Ok, non dobbiamo farci prendere dal super attacco della morte, perché è veramente forte. Tipo questo. Comunque è una difesa della Madonna, cioè. Cosa ha fatto? Mm.
No, era schivata questa. Ah, ma è un colpo solo lei. Vedi, quando fa questo colpo qua, non lo capisco. Dai, l'ultima volta. È una droga sto gioco. È veramente una droga. Poi perché gli avete messo questo mob qua, che è veramente solo per rompere un po' le scale, per toglierti un po' di vita, cioè tipo... Ok. No, ma c'era imparata però. Che salto anch'io, Dai. Dov'è? L'ho perso. Ah no! Va bene. Ma para come non so che. Sarà difficile da uccidere. Molto. Cioè, non è difficile, il discorso che... E ha una difesa della Madonna e bisogna andarla per sfinimento, proprio ucciderla per sfinimento. Fargli il perfect è quasi difficile per adesso. Sì, lo so, era l'ultima, quella di prima. Però questo combattimento è veramente fighissimo, è troppo bello. Forse fino adesso è uno dei combattimenti più belli che ho visto. (Susurra)
che è un continuo parare e attaccare. No, questo è stato un errore madornale che mi è costato una boccetta della vita. Però no, non... Sì, rifacciamo. Sì, ho sbagliato io. Totale errore, le boccette della vita non c'erano. Ecco qua, adesso ci sono. Ascoltate. No, no, non volevo parlare con te, via. Ciao, Falena. No, Falena, non puoi iniziare così, però. Anch'io voglio le stelline ninja. Ok. Quindi? Dove sei? Giro, giro tondo. Ha un recupero velocissimo. Devo stare più vicino quando lui fa l'attacco. Lei fa l'attacco mortale. No, volevo fare la super mossa mia. E invece... ma dopo un po' di parate... lo so. Però, a parte che questo combattimento... è veramente bello. Lo sapevo io. Mi abbassa la guardia lei. Thank you.
vabbè, ma sono stato stupido io. Va bene. Ah, non lo para. Ok, va bene. Così abbiamo visto la morte. C'eri soltanto un cucciolo. Sì. Va bene, ragazzi. E ragazze, per oggi è tutto. Quindi, alla prossima. Spero che vi siate divertiti e cercherò di capire meglio questo combattimento per la prossima volta. E grazie di tutto. Alla prossima. Bye bye.